Il corpo senza vita di un sub è stato ritrovato in prossimità delle acque della cava degli Infreschi nell'area protetta di Marina di Camerota in località Torre Muzza. L'allarme è scattato poco dopo le 11 di questa mattina. Nel tratto di mare dove il corpo è stato avvistato si sono recate immediatamente le motovedette della Capitaneria di Porto, che non hanno potuto far altro che recuperare il corpo privo di vita di un sessantenne di San Giovanni a Piro. Parlati, questo è il cognome dell'uomo, era un imprenditore del settore turistico ed un esperto sub. Questa mattina era uscito per un'immersione insieme ad un amico che ha chiamato i soccorsi ed ha tentato inutilmente di prestare un primo aiuto all'uomo. Sul posto, come dicevamo, immediato l'arrivo della Guardia Costiera che ha recuperato il corpo del sessantenne che è stato trasferito sul porto dove il medico legale Adamo Maiese ha effettuato un primo esame esterno. Probabilmente un malore la causa del decesso. Due anni fa, a poca distanza da dove è avvenuta quest'ultima tragedia, quattro sub rimasero intrappolati perdendo la vita nella grotta degli Occhi di Palinuro.